sequestranti al clan Nardo beni per 50 milioni di euro. Su proposta avanzata dalla Procura della Repubblica, gruppo misure di prevenzione, il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, ha disposto il sequestro di beni ritenuti riconducibili all'ergastolano Filadelfo Ruggeri, esponente di spicco del clan mafioso Nardo di Lentini. Tale provvedimento finalizzato alla confisca è stato eseguito nella giornata odierna dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Siracusa. Le investigazioni condotte e declinatesi mediante attività intercettive, valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e approfondimenti patrimoniali hanno consentito di far luce sugli espedienti posti in essere dal clan per operare nel lucroso settore del trasporto su gomma di prodotti agricoli, in particolare degli agrumi, ostacolando la riconducibilità dei soggetti giuridici operanti rispetto all'organizzazione criminale. Provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 20 del codice antimafia ha pienamente recepito le risultanze investigative che hanno dimostrato come il Ruggeri, avvalendosi della collaborazione di sei propri familiari e prestanome, sebbene detenuto dagli anni 90 per associazione mafiosa, omicidi e altro, continuava a gestire di fatto l'attività del clan, in particolare attraverso due floridissime ditte di Lentini operanti nel settore del trasporto su gomma ortofrutticolo. La Ruggeri Francesco e la Ruggeri Trasporti SRL intestate a suoi familiari, che nel 2018 hanno espresso un volume d'affari complessivo pari a circa 25 milioni di euro, impiegando più di 200 dipendenti, disponendo di fatto dell'ingentissimo patrimonio delle indicate aziende, costituito da 344 mezzi, fra motrici, rimorchi, isotermici e autoveicoli, immobili, appartamenti, capannoni e terreni e conti correnti per un valore stimato in circa 50 milioni di euro. Approfondendo i profili di riconducibilità di tali imprese sul piano decisionale, gestionale e degli utili, le indagini hanno chiarito che le stesse erano strumentali alle attività illecite del clan e facendo risaltare l'evidente sproporzione dei redditi dichiarati leciti dei soggetti con il patrimonio accumulato e con gli investimenti operati nel tempo hanno consentito di operare il sequestro dei detti beni artificiosamente intestati a terzi compiacenti. Le ditte in questione sono risultate operare con le tipiche modalità mafiose e monopolizzavano il lucroso mercato del trasporto su gomma dell'ortofrutto, in particolare degli agrumi della Sicilia orientale, garantendo così al clan ingentissimi introiti. Le indagini pertanto hanno ulteriormente accreditato le modalità con cui l'organizzazione mafiosa di riferimento continua ad esercitare il proprio incisivo potere di infiltrazione nel tessuto economico del territorio, assumendo il controllo di settori caratterizzanti dello stesso. Mafia, operazione Barracan, sequestrati al clan Nardo due aziende e beni per 50 milioni di euro. Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro finalizzato alla confisca del valore di 50 milioni di euro a carico del clan mafioso Nardo di Lentini. La misura di prevenzione patrimoniale emessa ai sensi del codice antimafia su proposta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, che ha coordinato le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo Aretuseo, colpisce due ditte di Lentini operanti nel lucroso settore del trasporto su gomma ortofrutticolo, in particolare di agrumi con più di 200 dipendenti e una flotta di circa 350 mezzi, nonché un appartamento, capannoni, terreni e conti correnti intestati a soggetti ritenuti prestanome di un elemento di spicco del clan detenuto dagli anni 90. Un'operazione importante che dimostra come la detenzione dei soggetti non sia esaustiva della operatività dei clan, perché operata a carico di un soggetto che era detenuto ed ergastolano affardata dai lontani anni 90, che però riusciva a mantenere saldo il controllo di un settore importante come quello del movimento su gomma di prodotti agricoli, in particolare di agrumi, che mi pare sia di tutta evidenza che è una componente caratterizzante dell'economia di questo territorio. Quindi un'operazione che incide in profondità su quelle che sono le capacità economiche del clan e che ne attesta la attuale capacità di sostenersi ed affermarsi sul territorio anche in dispregio alla concorrenza. Questa continuità c'era e quindi sono stati capitalizzati elementi di indagine rivenienti da altre attività investigative fino a dimostrare attraverso un'articolata elaborazione anche di sproporzione fra
patrimoni lecitamente conseguibili e patrimoni effettivamente nella disponibilità, che ha consentito alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, di sottrarre, in applicazione dell'articolo 20 del Codice Antimafia, questo ingente patrimonio, che constava di una flotta di circa 350 mezzi e impiega 200 persone, la cui operatività comunque si manterrà attraverso un amministratore giudiziario. L'economia è la motivazione per cui esistono le associazioni mafiose, e questa vicenda dimostra che l'economia di questo territorio era assolutamente di interesse per il clan, che sapeva imporre la propria operatività sulla stessa. Il provvedimento di sequestro è finalizzato alla confisca, quindi l'obiettivo finale non è quello dell'eliminazione dell'attività economica, ma di una sua riconduzione a un criterio di legalità, quindi la confisca, che ne consentirà poi, qualora diciamo perfezionata e consolidata, la piena integrazione all'interno del patrimonio dello Stato, con la conservazione di una capacità economica che dovrà però declinarsi attraverso criteri di lecita concorrenza.